Contributo, fortissimo contributo, come no? Paolo da Parma, Paolo da Parma, vai. Sì, buonasera Cruciani. Dimmi. Volevo fare un commento su quello che è successo alla stazione di Lambrate ieri sera. Molto grave quello che è successo, non è ancora fuori pericolo il poliziotto. Esatto, infatti io ho letto la diagnosi, è raccapricciante la situazione. Lui ha letto la diagnosi. Ha letto la diagnosi, sì, ha letto la diagnosi. Non ha letto Paolo. Nessuna diagnosi. Io ho letto la diagnosi perché... Non ha letto nessuna diagnosi. Non c'è nessuna diagnosi che lei può aver letto. Lei non ha letto un cazzo. Lei ha sentito origliato la notizia e ha deciso di telefonare. Tutto è legittimo, ma lei non sa un cazzo, non sa niente, ha tempo libero e non ha letto. Nessuna diagnosi. Guardi, io la sento tutti lei, i giorni. Io sono pronto a mettere non una mano, io metto due mani, due piedi, anche le palle mie sul fuoco, ma lei non ha letto nessuna diagnosi, niente, zero. Lei al massimo ha letto su internet un titolo e ha detto adesso telefono alla radio e attacco la sinistra, come se la sinistra fosse responsabile di questa roba. No, io non attacco nessuna sinistra. Lei è solo un coglione con del tempo libero. Sì. Guardi, dimmi Paolo, dimmi. Non ha letto la diagnosi. Le dico una cosa. Lei non ha letto la diagnosi, non l'ha letta. Mi dia retta. La diagnosi che poi? La diagnosi del povero poliziotto, non ho capito. Guardi, allora, i social raccontano balle, ma io le dico quello che ho letto. Dimmi. Per cui allora... è inutile che lei vada a fare commenti che lei non ha letto la diagnosi, lei ha letto i social. Ecco, già qui cominciamo ad avvicinarci alla verità. Va bene, ascolti, questo non importa. Lei questo ha letto importa. Quello che qualche stronzo ha scritto sui social. Vai dritto, questo dai, ha fatto lei. Io voglio commentare il fatto. Sì. Allora... Ecco, vedi che già stiamo ridimensionando. Quindi lei, uno, non ha letto la diagnosi, ha letto i social e ora non sappiamo neanche che cazzo ha letto nella sua ignoranza. E vuole commentare. Però lei adesso vuole commentare il fatto. Certo. Che fatto vuole commentare? Un poliziotto aggredito. Parenzo, io glielo dico in amicizia. E lei cosa è già c'è passibile da dire di querela. Su un fatto come lei è questo? Già passibile di querela, no, perché lei querela c'è? Tutti quelli che la insultano. Quindi lei è già passibile di querela. Ma prima cosa. Ma lei è qui, seconda Paolo. Cosa vuoi dire? Tu? Scrive il grande Paolo Ruffini e mi dice: tu in un bosco preferiresti incontrare Spatalino o Capezzone? Io preferirei incontrare questa testa di cazzo che sta chiamando adesso, perché lo trovo più innocuo di Spatalino e Capezzone. No, io tra Spatalino e Capezzone, francamente, nel bosco, meglio Capezzone, in un bosco, no? In un bosco isolato. Meglio Capezzone tutta la vita, Capezzone. Però anche Spatalino, però mi piacerebbe incontrare nel bosco anche, ad esempio, Angelucci, perché sicuramente non è alla camera, magari è nel bosco. Angelucci, sicuramente. Editore di Libero, ricordiamolo. Sì. Posso dirti una cosa? Sicuramente non è alla camera. Quindi è più facile che tu, l'editore di Libero del Tempo e del Giornale, lo trovi in un bosco. Che sta per come. Lo trovi in un bosco piuttosto che alla camera. Paolo, lo puoi allora... trovare in tutti i luoghi del mondo, fuorché nel suo luogo di lavoro, che è la camera dei deputati. Paolo, dimmi. No, se posso parlare, Paolo, se no parlate voi. Vai, Paolo, dimmi. No, allora, niente, riferendomi sempre al fatto così, consiglio in modo molto spassionato ai colleghi di questo povero ragazzo che quando incontrano un delinquente così hanno tutte le... le possibilità e le garanzie di sparare in fronte a questi delinquenti. Scusi, ci ha messo 10 minuti per dire. È partito dalla diagnosi. Aspetti. io siccome questi stronzi li conosco ormai uno a uno, solo dal tono della voce, questo qui non era della diagnosi, non sa niente. Voleva semplicemente dire di sparare in fronte a chi ti aggredisce. Devo dire che in questo caso, con un codesto signore che ha dato 37. In fronte. In America, se tu aggredisci delle persone così, e poi non ti calmi, ti sparano in fronte. C'è poco da fare, ti sparano in fronte, Paolo. Non è che ha tutti i torti, signor Paolo da Parma. O sbaglio, Paolo? No, infatti stavo dicendo, se mi lasciate finire, io finisco anche il mio ragionamento. Non è un ragionamento. Il suo ragionamento vuol dire sparare in fronte alla gente. Non c'è nessun ragionamento. Sparare in fronte non alla gente. Non è un ragionamento. Sparare in fronte ai delinquenti. Parenzo, il 90% della gente per bene la pensa così. Siamo stufi di questi delinquenti. Come lei autorizza a scorazzare a destra e a sinistra per le città italiane. Vergognati. Buonasera. Prego, buonasera, grazie di aver chiamato. Grazie. Arrivederci, grazie.
Signor Paolo da Parma. Signor Paolo da Parma, no? Mio nuovo mito assoluto. Fermi lì. Fino al 12 maggio festeggia la mamma con una piantina.